Buongiorno, benvenuti a questa nuova puntata del Fatto del Giorno. Oggi parleremo dell'obbligo del Green Pass esteso a tutti i lavoratori sui luoghi di lavoro. Il decreto verrà approvato nel pomeriggio nel Consiglio dei Ministri e diventerà effettivo dal 15 di ottobre. L'Italia così sarà il primo paese europeo ad estendere il certificato verde ai lavoratori nel settore pubblico e nel settore privato. La decisione dell'esecutivo è arrivata proprio per prevenire la possibile nuova ondata dovuta alla stagione invernale. Ma andiamo a vedere, ecco, chi riguarderà questo decreto, questa nuova restrizione, questa nuova misura del governo. Riguarderà i lavori dipendenti pubblici, che ad oggi sono in 300.000 senza Green Pass, ancora senza certificato, quindi senza vaccinazione, e i lavoratori del settore privato, che ancora sono 3,7 milioni, quindi molti di più rispetto ai lavoratori dipendenti pubblici. Nello specifico, i lavoratori pubblici che appunto dovranno esibire ogni giorno il certificato vaccinale per entrare nei loro luoghi di lavoro sono i dipendenti della pubblica amministrazione, i dipendenti statali, i dipendenti dei ministeri, gli enti previdenziali e molte altre categorie, come ad esempio le forze dell'ordine e i militari. In forse ci sono altre categorie, come i lavoratori pubblici che al momento lavorano in smart working. In forse perché nel pomeriggio verranno limate le ultime criticità, gli ultimi dubbi proprio nel Consiglio dei Ministri, che approverà poi il decreto. Per quanto riguarda invece i lavoratori privati, tutti i lavoratori di ristoranti, bar, pizzerie, ma anche luoghi di svago e di sport, come le piscine, i teatri, i cinema, i trasporti pubblici, come i taxi o le grandi navi, dovranno esibire un certificato di avvenuta vaccinazione oppure un tampone negativo. In forse ancora i negozianti, quindi i lavoratori in proprio, gli studi professionali, appunto chi ancora oggi lavora in smart working. Ma anche per quanto riguarda le misure e le sanzioni, abbiamo una differenza per quanto riguarda chi lavora nel pubblico e chi lavora nel privato, proprio per la grande differenza di numero che riguarda appunto le persone non vaccinate che lavorano nel privato, che sono molte di più, come abbiamo appena detto, rispetto ai lavoratori del pubblico. Le sanzioni dei lavoratori pubblici saranno che si presenteranno nel luogo di lavoro senza Green Pass scatteranno dal quinto giorno di assenza per mancato certificato e le multe andranno dai 400 ai 1000 euro sul modello scuola. Similmente per i privati, la sospensione le multe arriveranno fino a 1000 euro, ma la sospensione scatterà già dal primo giorno di assenza senza certificato verde. Ovviamente per i privati ci sarà un divieto di licenziamento e appunto di passaggio a mansioni minori per il lavoratore, ecco. Infine, uno dei punti critici è quello dei tamponi. Il governo ha sentito ieri i sindacati. I sindacati hanno chiesto il tampone gratuito, la gratuità appunto per i lavoratori, che dovranno appunto ogni giorno, se non hanno il vaccino, ogni due giorni esibire un tampone negativo, gratuità che però non è stata concessa al momento dal governo, che teme la possibilità che non ci si vaccini proprio grazie a questa gratuità. Ma a riguardo sentiamo le parole del segretario generale della CGIL, Maurizio Landini. Noi pensiamo che la strada migliore sia quella di arrivare a un provvedimento legislativo di obbligo vaccinale. E siccome il Green Pass, che non è l'obbligo, prevede per avere il Green Pass anche il tampone, noi abbiamo ribadito che le persone non debbono pagare per lavorare. E con questo è tutto, e vi diamo appuntamento alla prossima edizione del Fatto del Giorno.